Ciao a tutti ragazzi, qui è Karel 33 e oggi vi volevo mostrare un tutorial dopo un po' di assenza che ho fatto su Minecraft, ovviamente. È uscita la nuova versione 1.4.7, se non mi sbaglio, e questo è il tutorial di un passaggio segreto, un po' più complicato di quelli che vi ho fatto, delle cose che vi ho fatto vedere l'altra volta, ma stavolta è utile. Allora, ci vuole poco a costruirlo, per cui i materiali. Qualsiasi cubo, meglio quello di cui è fatta la vostra casa o dove lo volete fare, perché così ovviamente si confonde. 1, 2, 3, 4. Aspettate, che non mi ricordo più. Ho 4, 6 pistoni appiccicosi, una leva, 4 repeater e della pietra rossa, della redstone, un po'. Si comincia mettendo 2 pistoni, così, facile, facile. Sì, sono qua, sono 6 comunque. Poi. Ok, in questo modo. Questi due devono essere molto vicini. Ora, parte più facile. Dovete disegnare tipo una L attaccata ai 2 pistoni. Mentre qua basta prolungare. Come voi sapete, i pistoni si attivano con i repeater, cioè, e quindi noi dobbiamo mettere un repeater qua, un repeater qua, uno qua e uno qua. Ricordatevi la cosa forse più importante, questi dovete metterli rallentati comunque, non so quanto volete voi, ma rallentateli. Poi fate tutti i vostri collegamenti dove volete far arrivare la redstone. Ecco che ho fatto una cavolata. Qua la L deve avere una parte allungata. Ci voleva una bella cavolata da parte mia, sì. Ecco qua. Collegate bene la redstone. E boh, la fate arrivare. No. La fate arrivare dove volete. Per esempio, io la farei arrivare qua. Poi, ora, tac. E tac, ok? Poi io di solito per mimetizzarlo raddoppio il muro. Così. Scusate. Oh! Ah. E poi qua è un po' brutto da vedere il muro bucato, cioè qualcosa si potrebbe intuire. E allora, anche te, se riesco. Ecco. Metto un letto in questo modo. Volendo, possiamo mettere la leva che poi voi nascondetevela come volete, no? E poi bisogna attivarlo 2 volte. Vengo, accendo, vengo. Ora è aperto, come vedete. Ma se io premo, ho sbagliato, perché qua va fatto così, qua va aperto, esatto. Voi avrete la vostra leva e qua avrete il letto o quello che ci volete mettere voi. Ok, e non si vede assolutamente niente, ma quando siete in emergenza che avete bisogno assolutamente di quello che c'è dietro questo muro, basta spaccare, attivare la leva. Opla, si apre un bel buco. Stanza segreta, questo è un po' brutto, lo so, ma potete tranquillamente coprirlo in qualche modo, ma un bel dai, non è bruttissimo da vedere, carino. Vi nascondete bene la leva, qui mettete la vostra scorta di TNT, fate saltare tutto se qualcuno vi attacca. Poi, quando il pericolo è cessato e magari non avete fatto saltare in aria tutto, richiudete. Riposizionate il vostro letto, che in questo momento non mi fa posizionare perché ho solo 2 blocchi. Ah? Ah? Capito? E voi chiudete. Ed è tutto a posto come prima. Immaginatevelo in una casa. Lì dietro mettete la vostra scorta di quello che volete e nessuno lo troverà mai. A meno che non siano proprio dei genialoidi con cervelli tecnologicamente modificati. Vabbè, avete capito?
Da Eccaro il 33, per oggi è tutto. Ciao e alla prossima puntata.